quando piove vicino a casa mia si deposita tutta l'acqua. Devo prendere la scopa, a scoparla, buttarla via, perché l'hanno rotta di più. Prima era, l'acqua andava via, adesso si deposita, poi buche da tutte le parti, è un casino. Via Vecchia Frigole è un tallone d'Achille per il comune. Non si riesce a capire quando la faranno. Quindi adesso tutti ci spostiamo su via Rocco Scodellaro e l'altra, quella che porta a Gian Matteo. Sono anni, la strada sì, era ben messa, però è stretta, ormai entrano con i tir, entrano dalla tangenziale. O vai in fuoristrada e puoi camminare, e se no... A piedi poi non ne parliamo, quando corri sei un bersaglio per le macchine. O no, Salvatore? Progetto c'è, evidentemente stanno, teniamo conto che ultimamente stanno anche facendo dei lavori dell'allacciamento del gas, quindi a questo punto forse aspettano prima di fare queste opere di urbanizzazione per i residenti e poi magari fare l'ampliamento e fare quindi il lavoro stradale una sola volta. Erano buchi, sono diventate voragini, sono veramente impraticabili. Né a piedi, perché c'è gente che li correva, né in macchina. Poi ci sono dei mezzi pesanti che passano anche e peggiora la situazione del manto stradale. Questa è la... Per voi che lavorate qui è un problema? Un problemone, cioè da lì non si può, cioè quello è uno svincolo di una tangenziale, sembra una strada dell'inizio del Novecento. Non si può utilizzare. Ne hanno rifatte altre, potrebbero rifare anche quello? Abbandonato abbastanza, perché se ne fregano proprio delle persone che stanno qua vicino, qua, non solamente qua, fino in fondo, proprio prima della tangenziale. Poi c'è quella stradetta piccolina tutta piena di buche, macchine, è pericolosa perché quando piove la buca non la vedi. Passa uno scooter, un ragazzo, si può succedere qualsiasi cosa. Perché sappiamo le cose come vanno lì sopra, mantengono e poi non promettono niente, non promettono. E così è la vita.